non abbia, diciamo, ottenuto forse quel successo che poteva pensare, che potevano pensare all'inizio del campionato. Zeman, allenatore che ha fatto molto bene l'anno scorso a Pescara, ha portato il Pescara in A con un campionato strepitoso di Serie B, sì. Si è presentato a Roma con ottime garanzie. Purtroppo Zeman lo conosciamo, è un allenatore che è molto bravo nella fase offensiva, però nella fase difensiva ha qualche piccolo problemino. Quindi credo che Zeman abbia bisogno di tempo. Non gli hanno dato molto tempo a Roma, forse se rimaneva ancora Zeman sicuramente la Roma poteva arrivare a fare un campionato lodevole. Andrea Zoli è un allenatore diverso, un allenatore che conosce bene il calcio italiano e adotta un sistema di gioco un po' diverso da quello di Zeman, meno offensivo e pensa anche alla fase difensiva. Io volevo... Quindi niente, diciamo, le caratteristiche di questi due allenatori sono proprio queste. Però io sinceramente un po' più di fiducia a Zeman gliel'avrei data. Ecco, io volevo proporre 30 secondi di numeri proprio sulla squadra giallorossa, anche perché poi mi dà il là per parlare di giocatori che hanno vestito anche le due casacche, quelle viola e attualmente nella Roma. Sentiamo un attimo. 15 i gol di Osvaldo, che ha battuto il record personale in campionato stabilito 2 anni fa nella Liga a quota 13 con l'Espagnol. Una, la tripletta di Osvaldo, quella contro il Siena è la prima. Non ci era mai riuscito né in Argentina né in Spagna né in Italia. 0,50 la media gol di Osvaldo negli ultimi due campionati. 26 gol in 52 incontri, esattamente una rete ogni due partite. Limitandoci a questo periodo, una media migliore di quella dei due principali concorrenti per un posto in nazionale. Balotelli è a 0,47 e il Sharawi a 0,32. 42 i gol del tridente giallorosso, 15 Osvaldo, 15 Lamela, 12 Totti. Nessuno ha fatto meglio di loro. El Shaarawy, Pazzini e Balotelli sono a quota 39, Cavani, Hamsik e Pandev a 38. 21 i punti conquistati da Andrea Zoli nelle 11 partite sulla panchina della Roma. Tenendo questa media dall'inizio del campionato, i giallorossi sarebbero da soli al terzo posto a quota 65. Insomma, un bel quadretto. Antonioni, tu immagino che avrai conosciuto molto bene Osvaldo. Osvaldo è un giocatore che balza dalla polvere dalla cenere agli altari, dalla polvere agli altari in 4 e 4-8. Ma è un giocatore che può fare la differenza veramente o no? I numeri dicono questo, perché abbiamo sentito i numeri elencati prima e se guardiamo i giocatori che fanno parte della nazionale, lui è quello più proficuo, diciamo, con lo 0,50 in 52 partite, quindi diciamo un gol ogni due partite, non è poco per una punta, però è un giocatore che va servito in un certo modo. Credo che con Zeman era partito molto bene, poi non ha avuto un feeling notevole. Nemmeno con Andrea Zoli, è un giocatore un po' che va, diciamo, servito nel modo giusto, una punta centrale moderna che secondo me è bravo e sicuramente farà comodo alla Roma, però si legge in giro che forse va via, però se la Roma vuol rimanere a certi livelli, certi giocatori deve tenerli e sicuramente Osvaldo è uno di questi. Che va tenuto, perché almeno il curriculum parla di questo. E Jovetic resta a Firenze? Jovetic, bisogna vedere sinceramente anche la sua volontà, perché oggi si sa benissimo i calciatori decidono un po' anche il loro futuro. Se Jovetic vuole rimanere alla Fiorentina, credo che ci possa rimanere. Se la società vuol tenerlo, bisogna vedere un po' anche se la società è intenzionata a tenerlo oppure no. Se arriva la grossa offerta, credo che Jovetic se ne vada, anche perché non perché non merita assolutamente il posto alla Fiorentina, anzi
se la Fiorentina vuole rimanere a certi livelli deve sempre cercare di tenere i giocatori migliori, un po' quello che ho detto di Osvaldo, la stessa cosa, credo che la Fiorentina con qualche ritocco di notevole importanza il prossimo anno, se rimane con la struttura che ha quest'anno, può benissimo ambire anche a qualcosa di più concreto. Giancarlo, senti, io adesso, visto che abbiamo un grande campione come te, volevo fare un passo indietro con la memoria. Volevo tornare un attimino al campionato del mondo dell'82. Senti, ti posso fermare? Molto indietro, torniamo. Molto indietro, però... No, vi fermo, sia a te Massimo che Giancarlo. Perdonami, ma c'è un tifoso del Milan che sta lavorando e mi ha chiesto se può intervenire soltanto per salutare Giancarlo, 30 secondi. Rispettiamo anche chi sta lavorando. Filippo, buonasera. Buonasera Paolo, buonasera ai tuoi ospiti e specialmente buonasera al grande capitano della Fiorentina Giancarlo Antonioni. Buonasera Filippo, buonasera. È stato, mi fa ritornare al 1982 quando 200.000 italiani su una strada che si chiama St. Clair, che appartiene alla nostra comunità, hanno festeggiato qualcosa di indescrivibile, e lei è stato uno degli artefici ed è un giocatore che rimarrà nei nostri cuori a prescindere dal colore della maglia. Un capitano alla Rivera, un capitano alla Totti, un capitano alla Del Piero, sono personaggi che accomunano noi tifoserie, e specialmente un ricordo, le ripeto, un ricordo indelebile che ha fatto sì che la comunità italiana, quello che non ha fatto la politica, quello che non ha fatto niente, il sociale, ha fatto una partita di calcio, quella finale indimenticabile di Madrid. La devo ringraziare a nome di tutta la comunità italiana di Torino. Grazie Giancarlo. Grazie a voi. Grazie Filippo, ma quello che ha detto Filippo comunque grazie, è vero, Filippo. Ha fatto più il calcio in quei mondiali che forse quanto ha fatto la politica o il governo italiano per tanti anni per il mondo dell'emigrazione. Massimo. E a proposito di quei mondiali, io volevo appunto faccio due domande veloci così poi andiamo avanti. Allora, la prima, tornare a quel mondiale 82, Italia-Brasile, sicuramente Giancarlo ti ricorderai, quel gol regolare che ti è stato annullato e poi una partita straordinaria, insomma una partita che rimane nel cuore di tanta gente. Sì, innanzitutto per la partita importante che era, perché noi solo vincendo quella partita potevamo accedere a una semifinale e quindi per noi avevamo solo un risultato a disposizione e dovevamo solo cercare di vincere quella partita. Il mio ricordo personale è di positivo sotto l'aspetto del risultato, negativo perché poi mi hanno annullato quel gol, quel famoso 4-2 che ci garantiva a 10 minuti dalla fine di poter vivere quegli ultimi momenti con una tranquillità maggiore e permetteva a me di aver fatto almeno un gol in quel campionato del mondo a cui ci tenevo moltissimo. Quindi niente, per me è stato sì, positivo l'aspetto della vittoria, però negativo con quel gol annullato a 10 minuti dalla fine. Quindi il ricordo è piacevole sotto tutti gli aspetti, però c'è questo piccolo rimpianto da parte mia e non solo da parte mia, perché poi gli ultimi 10 minuti abbiamo sofferto un po' il ritorno del Brasile. Vai, senti, per concludere e per quanto mi riguarda un'ultima domanda Giancarlo, si parlava di grandi campioni, di grandi capitani, abbiamo detto Giancarlo Antonioni, Del Piero, Totti, ecco, la mia domanda è: quanto è importante, quanto significa indossare la stessa maglia con la stessa squadra, magari rinunciando a qualche scudetto, a qualche coppa, però rimanere tutta la carriera con la stessa maglia e soprattutto la squadra della stessa città, insomma, ecco. Ma guarda, il discorso è semplice, sono rinunce che uno fa in quel momento, però poi ti pagano dopo con l'affetto della gente che tuttora, a distanza di tanti anni che io ho smesso di giocare a Firenze, per me è come se giocassi ancora praticamente, perché quando vado in giro per Firenze... La gente si ricorda il fatto che io non ho mai tradito la Fiorentina e quindi per me oggi è un modo di vanto, è come
se si giocasse ancora, quindi il fatto di aver vinto poco la Fiorentina mi gratifica oggi il fatto di essere diciamo idolatrato ancora a distanza di tanti anni dai fiorentini. Sì, credo che questo succeda anche a Del Piero, anche se è andato via in questo ultimo periodo, succederà a Totti quando smetterà di giocare, succede a Paolo Maldini quando ha smesso di giocare, succede a Beppe Bergomi con l'Inter quando ha smesso di giocare. Giancarlo, e peccato giocatori che sono sempre rimasti nella stessa squadra. Peccato che non siamo in streaming, altrimenti potresti vedere Maurizio, che è un tifoso della dei Viola, che ha la maglietta con il numero 10, Antonioni, qui in studio. Giancarlo, guarda, per me sei come un tatuaggio, cioè veramente indelebile resterai sempre, ma per tutti i fiorentini, dicevi bene, guarda, anzi ti ringrazio, non ho mai avuto il piacere di parlarti di persona. Ti ringrazio per tutto quello che hai dato per la Fiorentina e sì, a livello affettivo sicuramente tutti ti ricordiamo. E se... Fermati lì, che sennò ti metti a piangere. Volevo aggiungere un'altra cosa. Vai. No, poteva essere nel 1982, ci poteva essere la doppia gioia per Giancarlo e per tutta Firenze, perché abbiamo perso lo scudetto all'ultima giornata per un punto, per un calcio di rigore a Catanzaro della Juventus, e a noi due gol annullati a Cagliari, insomma sempre quindi, colpa degli arbitri, ma non lo so, secondo me non voglio dire questo, però sicuramente è un po' anche colpa nostra, abbiamo giocato male, però sì, è vero, ho visto le immagini dell'arbitro, ce l'ha messo, ci ha messo lo Giancarlo tempo. Ti posso chiedere di rimanere con noi ancora 60 secondi, devo andare in pubblicità, poi continueremo. Prego, grazie, certo. Grazie. Soccer City, a fra poco. Per tutti gli automobilisti, guidare sicuri in ogni stagione è fondamentale. Le strade riservano sempre delle brutte sorprese, specialmente in inverno. Viaggiate sicuri con i pneumatici di Active Green & Ross. Prezzi favolosi e guida assolutamente sicura con i pneumatici di Active Green & Ross. Chiamatemi, sono Ralf Chiodo, i miei collaboratori saranno felici di aiutarvi. Mozzarella di bufala campana, papacelle napoletane con tonno sott'olio, olive, capperi, acciughe e basilico, da Obica Mozzarella Bar. Per ogni incontro, appuntamento, fashion e cibo italiano in centro città, potrete sedervi nello splendido atrio sotto un gigantesco olivo. Chiamate Ubica 416-546-1062. Super special, super freschezza, supermercato Cataldi. Rib steak 6,99 la libbra, fetti di pollo disossati 2,77 la libbra, fettine di vitello 5,99 la libbra, pasta ambra 69 centesimi l'uno, patate bianche 99 centesimi il sacco, peperoni rossi 69 centesimi la libbra, carciofi 1,29 la libbra, asiago 3 stelle 6,99 la libbra. Questo ed altro da Cataldi a Kiel and Maple Leaf in North York o Cataldi Fresh Market a Market Lane in Woodbridge. A proposito di supermercati, sabato sono andato al supermercato e mentre facevo la spesa con mia moglie, un signore via telefonino ascoltava Napoli Pescara. La tecnologia è una cosa incredibile, in un supermercato non l'avevo mai visto. Io ascolto una radio. Siamo sempre in collegamento con l'Italia, Giancarlo Antonioni. Antonioni, abbiamo parlato di arbitri, si lamentano un po' tutti, abbiamo detto prima che forse c'è la sensazione che il Milan quest'anno sia stato aiutato molto. Ieri si sono lamentati i tifosi del Torino, forse c'era un rigore che poi ha fatto cambiare un po' il risultato del derby della Mole Antonelliana, anche se penso poi che comunque queste proteste siano contenute, perché lo strapotere della Juventus mi sembra che comunque durante tutta la stagione sia risultato netto, no? Certo, adesso sì, poi alla fine noi ci attacchiamo un po' agli arbitri, però devo dire oggi fare l'arbitro è ancora più difficile dei miei tempi, perché la velocità, la caparbietà, se non si interviene un po' con un po' di tecnologia, oggi è più difficile per gli arbitri poter vedere tutto quello che succede. Quindi, insomma, giustificare un po' gli arbitri mi sembra la cosa migliore. Ne abbiamo messi due in più.
però anche con quei due in più non c'è sufficientemente possibilità che non ci sia a volte l'errore umano. Quello ci può stare. Ecco, io volevo proporre ai nostri radioascoltatori la brevissima dichiarazione post-gara, post-Juventus-Torino, dell'allenatore dei Granata Ventura, e poi continueremo questa chiacchierata. Sì. 10 minuti alla fine eravamo sullo 0-0, che fosse un risultato più o meno corretto. Poi c'è stata la palla gol di Jonathan, una palla gol, non è della sciocchezza, mi spiaccia un po', dicendo. E ripeto, a 10 minuti alla fine poi c'è stata la situazione, no, sul cross di Cerci, che Jonathan poteva metterla dentro, è stato un po' rallentato e vabbè, è inutile parlarne alla fine. Sky ha appena detto, io non avevo visto le immagini, vedendo le immagini io ho parlato di un giocatore rallentato, visto le immagini ho detto la Madonna, questo non è rallentato, questo è rigore, però puntualmente è subentrato subito la controparte che dice, e la controparte non intendo dire la Juventus, ma la controparte che dice sì, ma potrebbe esserci un centimetro di fuorigioco, e puntualmente hanno giustificato il fatto. Cambia poco, poi non è che rientri nei miei compiti, no, dire quello, è fuori di dubbio che se la buttiamo dentro vinciamo la partita, se ci danno quello che, perché se avesse segnalato il fuorigioco non ci sarebbe da commentare neanche il calcio di rigore, ma non essendo segnalato il fuorigioco, quello è un calcio di rigore solare che non è stato fatto, però che cosa ci possiamo fare noi? Niente. Ritorniamo, è lo stesso discorso, cosa ci possiamo fare se su un tiro a 3 metri al volo col giocatore a 3 centimetri che si ripara la faccia viene concesso un calcio di rigore, vedi col Cagliari che tutta Italia ha detto che era assolutamente impensabile che lo fosse, non ci possiamo fare niente. È l'annata, siamo una neopromossa, stiamo pagando pegno, dobbiamo raggiungere l'obiettivo per poi sperare che magari... Era l'allenatore del Torino Ventura, abbiamo un grande tifoso della Juventus ed ex calciatore del Torino, quindi raggruppa tutte e due le società in collegamento telefonico. Giacomo Stecker, buonasera. Buonasera a te e a tutti gli sportivi e un gran saluto al grande capitano che ci fa grande onore. Buonasera. Ma il tuo cuore ieri tra chi si è diviso, tra bianconeri o Granata? Gli anni sono passati, io ho giocato nelle giovanili del Torino, però il mio cuore sempre batteva per la Juventus, quindi insomma ero più propenso a sperare che la Juventus vincesse, e così è stato. Lo so che Antonioni è più sul biondo e Pogba è definitivamente scuro, ma potrebbe diventare l'Antonioni della Juventus Pogba? Ma guarda, il grande punto che io ho sempre ammirato di Antonioni era che lui era uno di quei pochissimi, rarissimi giocatori che giocavano la testa alta. E quando andava via. Impressionante, cioè non a lui non serviva guardare il pallone per niente. Era una cosa spettacolare, quello è il grande vantaggio che lui ha sempre avuto. Quindi anche questo Drogba sicuramente è un giocatore veramente incredibile, l'età è giovanissima, farà grande cose, indubbiamente. Antonioni, qual è la forza di questa Juventus? Il singolo, il centrocampo, la carica che dà Conte? Direi il collettivo innanzitutto, con qualche singolo che fa la differenza, e poi... un allenatore che manda in campo sempre una squadra con una volontà incredibile, con la voglia di vincere. Diciamo questo insieme di cose, poi la società che diciamo è tornata ai vertici in cui è sempre stata. Una società vincente con Andrea Agnelli che in primis coadiuvato dai suoi collaboratori. Diciamo la Juve è tornata alla Juve dei vecchi tempi, dopo aver passato qualche anno un po' difficile. Ed è bello che sentire dire da un Viola parole così sulla Juventus. È un po' la squadra che odiate di più, no, voi in Toscana? No, vabbè. Sì, ma diciamo, non si parla da tifosi. Adesso c'è un po' più di collaborazione, tra l'altro anche tra Fiorentina e Juventus.
negli ultimi anni, diciamo negli ultimi 15-20 anni, sono stati dei cambi anche dei giocatori, sì, è vero, quindi il rapporto rimane la rivalità. Per...